Ciao a tutti. Oggi vi propongo un tutorial molto molto facile e secondo me molto utile, sia da tenere in casa, da portare in ufficio oppure da mettere nel kit per l'asilo dei nostri bambini, quindi per mangiare fuori casa. Quindi possiamo fare in realtà due versioni che vi farò vedere, insomma, adesso. La particolarità di questa tovaglietta è che si pulisce in un attimo con una pezzetta umida oppure con una pezzetta con un prodotto igienizzante. Perché? Perché questo tessuto è antimacchia, quindi anche se cadono delle sostanze liquide al di sopra non si macchia, quindi bisogna semplicemente pulirla o igienizzarla dopo l'utilizzo. È un cotone, cosiddetto cotone rivestito, quindi al tatto noi percepiamo proprio un cotone. Anche questo è dello stesso tipo di materiale. Questi li trovate nei negozi di tessuti tranquillamente, questo cotone rivestito, ma io vi lascio sempre il link nella casella delle informazioni dove l'ho preso io. Questi due tessuti hanno le stesse misure ed in particolare hanno la larghezza di 47 cm per 34, però le potete anche modificare sensibilmente queste misure. E se volete fare la versione semplice, solo questo è l'occorrente. E poi vi faccio vedere i passaggi successivi, che saranno quello di unirlo e risvoltarle semplicemente. Però vi voglio far vedere anche una versione leggermente diversa, cioè quella se vogliamo utilizzarla fuori casa, quindi mettendo una tasca qui per mettere all'interno le posate, il tovagliolo e così via. Quindi utilizzerò questa cerniera che è decorativa, ma potete mettere anche la cerniera quella normalissima. Importante che è più lunga di questa misura qui, quindi deve essere almeno di 40 centimetri. Questa è di 40 centimetri. Questo tessuto qui, che è sempre tessuto impermeabile, in particolare come quello che metto sul retro, come vedete, ha la stessa altezza di questa ed è larga 14 centimetri. Allora, come prima cosa vado a fissare questo tessuto con la cerniera e devo quindi partire qui dalla parte alta ed applicarlo così al di sopra. Questo tessuto non tende assolutamente a sfilacciare e quindi lo posso semplicemente accostare così e fissare. Però per quelle che sono più scrupolose possono fare prima una cucitura a circa mezzo centimetro, fanno un piccolo bordino e poi vanno ad applicare la cerniera. La cerniera e come vedete proprio sul bordo l'ho sistemata mano a mano durante la cucitura. Si apre e si chiude perfettamente. Io decido di sistemarla qui sulla sinistra, però è evidente che poi questa tovaglietta la possiamo girare e rimane sulla destra, quindi questo è quasi ininfluente. Bene, sistemo quindi
sul bordo in questo modo con una pinza anche qua, ed effettuo quindi questa cucitura per attaccarla per bene. Quindi fisso prima tutta questa zona e poi alla macchina da cucire effettuo la cucitura. Ecco qui la cerniera che si apre e si chiude perfettamente. E applico inoltre adesso questo nastrino, che è un nastrino resistente, assolutamente non di cotone, così mantiene l'effetto comunque che è lavabile, ed è lungo circa 80 cm. Lo vado a sistemare a 15 cm da questa parte bassa, ma questo poi comunque lo potete applicare dove meglio credete. Lo faccio sporgere un pochino, lo metto così. Se tende ad andare di qua, io inserisco qua all'interno, blocco qui in modo che questo non si muova, ok, e quindi sovrappongo l'altro pezzo di stoffa. Lo allineo per bene qui, anche qui in basso, e faccio una cucitura tutto attorno, lasciando solo un'apertura per poter risvoltare. Allora, gli angoletti, mi raccomando, terminate, richiudete, così vengono proprio perfetti a 90 gradi, e quindi ho fatto la cucitura tutto attorno, e poi prendete come riferimento la parte del davanti, così siete anche più precise. Siccome ho bloccato il punto, posso tranquillamente togliere l'angolo, eliminare questo eccesso di qui. E quindi risvoltare sul dritto.
Allora, questo tessuto non si può stirare ovviamente, e quindi lo sistemerò con le mani. Questo tessuto non si può stirare, però ecco, si può tranquillamente sistemare così con le mani. Si tirano gli angoletti. Poi con questo strumento si sistemano per bene gli angoli. Ecco qua, ovviamente tutti e quattro. Allora, questo tessuto non si può stirare, però lo potete preparare per bene così con le mani e non con gli spilli, ma con le pinzette, preparare tutto quanto il contorno. E poi solo dopo andare alla macchina per cucire e fare una bella ribattitura tutto attorno. Io vi consiglio in questo caso, se avete il piedino con questo battente, di utilizzarlo come guida, diciamo, e quindi fare un lavoro ben preciso. In alternativa potete utilizzare il piedino normale, ovviamente in quel caso potete tipo spostare l'ago il più possibile vicino al bordo e muovervi a bordo piedino. Quindi io adesso sistemo il tutto e poi procedo con la cucitura. Ovviamente ho sistemato anche qui dove c'è l'apertura e quindi si chiuderà in un unico passaggio. Questa è la tovaglietta con la tasca dove possiamo mettere tovaglioli, posate e quant'altro. Come vedete, io ho evitato di passare qui sopra perché sono più strati e non è effettivamente necessario. Quindi mi fermo qui e blocco il punto e poi vado di qua. Analogamente faccio su quest'altro lato. Ho evitato anche i gancetti ed ecco qua. E questo invece è sul rovescio, quindi quando noi non la stiamo più utilizzando la ripieghiamo per un pochino. Ecco perché io l'ho messo a solo a 15 centimetri, perché se volete invece non fare questa operazione cioè se non lo volete ripiegare in questo modo, questo laccetto lo potete mettere perfettamente a metà di questa lunghezza. Però siccome questo è molto lungo, possiamo richiudere così per qualche centimetro,
ripiegare così a metà e poi di nuovo così, e quindi tenere tutto chiuso. Ed ecco qui la tovaglietta pronta da portare a scuola oppure in ufficio. A me sembra veramente una bellissima idea, anche una bella idea da regalare eventualmente a Natale ad una collega, ad un'amica, oppure ai bambini che amici dei nostri figli, no? Dei nostri nipotini. Io la trovo veramente carinissima e questa cerniera dà un valore aggiunto al nostro progettino. E il fatto che stiamo utilizzando un tessuto impermeabile lo possiamo igienizzare e pulire senza la necessità di lavarlo praticamente ogni giorno. Amiche, se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, lasciatemi un bel like, condividete questo video, iscrivetevi al canale, lasciatemi nei commenti diciamo il vostro pensiero, quindi se vi è piaciuta o meno. Amiche, vi saluto. Vi abbraccio e vi invito a vedere il prossimo tutorial. Vedete pure se la fate più piccola. In realtà poi si adatterà alle posate che avete messo all'interno. Amiche, vi saluto, vi abbraccio, ciao, a presto.